una giornata per far rivivere un quartiere che è sceso in piazza insieme ai suoi commercianti. La festa fuori porta è infatti nata da un'idea degli esercenti di via Marco Perennio che in collaborazione con il quartiere di Porta del Foro hanno organizzato una serata di musica, divertimento e ovviamente eccellenze gastronomiche per riportare l'attenzione su una zona dell'Aretino spesso dimenticata, ma come ci ha detto una commerciante, indubbiamente la più fotografata da tutti i turisti. L'idea è di far vivere questo tratto di strada, che è uno fra i tratti di strada più belli, insomma, di Arezzo, che io vedo che è un tratto, uno fra quelli più fotografati da turisti, che però purtroppo è il meno vissuto dai cittadini, insomma, da chi ci vive, insomma. E quindi l'idea è nata da tutti i commercianti, con l'aiuto, con la collaborazione del quartiere di Porta del Foro, per far vivere appunto questo tratto di strada, per portare un pomeriggio di festa. È diventata un po' una zona morta, perché sì, ci sono i negozi, noi abbiamo i clienti ormai da tanti anni, quindi sanno che facciamo dei prezzi buoni, quindi noi non abbiamo... Però il passeggio a piedi manca, capito? Sicuramente però iniziative come queste aiutano a far riscoprire la zona. Sì, per me sì. Anche per passare una giornata così con bambini, fare divertire i bambini, poi se insomma passa meno macchine, che un giorno lavori meno, pazienza, intanto la gente viene e vede e lavorerà il giorno dopo. Nella giornata è stata allestita anche la mostra fotografica Arezzo Antica nelle vetrine dei negozi e una mostra esposizione di Fiat 500 e di moto d'epoca. Non poteva mancare un pensiero per i più piccoli, per loro gonfiabili e un laboratorio teatrale, ma anche scuola basket SBA e la scuola di Taekwondo Il Volo del Drago. Oltre ai commercianti hanno infatti partecipato alla festa anche le numerose realtà sportive della zona. Per noi è stato un grande piacere perché comunque ci sentiamo parte integrante di questa parte della città, ormai storicamente siamo qui da sempre, quindi ci fa piacere portare il nostro divertimento per i bimbi che sono passati qui alla festa.